Compleanno, abbiamo intervistato quasi tutti i tuoi compagni. Giulio Migliaccio, numero 8 del Palermo Calcio. No, non c'è bisogno di presentazioni, tutti mi conoscono, quindi non c'è motivo. Fabrizio Miccoli. Fabio Simplicio. Ciao, sono Cesare e sono qui al compleanno di Fabio. Perché è verissimo. Federico. A parlare Mattia. Luca Marchetti. Giampiero Logalbo. Hola, sono Eddie Cavani, gioco nel Palermo. Sono Javier Matias Pastore, juego nel Palermo. Sono Abel Hernández, gioco nel Palermo anche. Manuele Blasi, nato a Civitavecchia, 17880. Hai un compagno che si chiama Fabio in squadra? Fabio Simplicio, sì sì. Oppure? Fabio... Il vecchio della squadra. Ah, il vero, vabbè, compagno. Potrebbe essere mio padre, che compagno. Liverani dici? No. Vabbè. Sì, due. Fabio Liverani e Fabio Simplicio. Chi è il più vecchio? Liverani. E forse. Non si vede i capelli bianchi che c'hai? Quei pochi che c'ha ce l'ha bianchi. Allora, il complimento più bello che hai ricevuto da Fabio? Che ho tutto per giocare una grande, perché anche con lui ha giocato con grandi difensori, poi ha detto che non ho niente da invidiare. Secondo me ha detto una cazzata, però. Sicuramente l'ha preso per culo, però vabbè. Sembrava tirare su le morale. Mortasci tua. Fabio, sei fatto da solo i complimenti. Come, è encefalitico. Sembra un ragazzo. Sì, infatti è una cazzata. No, che sono una brava persona, una persona con la testa sulle spalle. Mortasci tua. Il complimento più bello? No, non me lo ricordo, perché è una brutta persona, è difficile che faccia complimenti. Va bene, meglio non dire niente, no? Non lo so i compagni qua che pensano. Io non me la faccio più, giocare con lui veramente per me è molto fastidioso, no? Anche per me pochi complimenti, però alla fine gioca questo anno, è vecchio, no, no, non giocherà più alla fine. Non ce la faccio più, non la faccio più. Non ce la facciamo più veramente. Mortasci tua. Vai d'accordo con Fabio? Sì, che a volte è un po'... Lo manderei a fanculo un po' più spesso, però. Ogni tanto, durante l'allenamento, rompe il cazzo, però. Un po' scarso, però. È facile andare d'accordo con Fabio, basta che dai ragione sempre. Sì, sì, poi ti giri. Secondo me uno di quelli che giri l'angolo, sai, parla male di te. Mi fate
scherzi lì durante gli allenamenti, non so, nella vita quotidiana. Diciamo che ci attacchiamo spesso, scherziamo spesso, sì. Sì, anche se lui è un abbastanza permaloso, quindi non si riesce a scherzare molto con lui. Ma ogni tanto, sono più sfottò che scherzi, dai. Quando gli fa lui si ride, quando gli fai a lui è un po' permaloso, è un po' rosicone. No, no, non se ne puoi fare scherzi, solo lui scherza con noi, no, perché non si può parlare, non se ne può dire niente, solo lui può scherzare con noi. No, ritiro no, lui è sempre teso, ritiro, bisogna lasciarlo stare, sennò... Sì, mi ha fatto aspettare un'ora e un quarto fuori dallo stadio per andare a un evento, dovevamo andare. E niente, si è presentato un'ora e venti dopo e l'evento è saltato. Grazie, Fabio. Che bella figura di... Di merda. Ritiro no, ritiro, corriamo troppo, non capisco. Non c'è tempo. non c'è tempo. È un continuo prendersi in giro. Bonolis, non te l'ho riconosciuto. You saw me back and I fell loose, this won't be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Give me your love, baby, give me your hand now, yeah. I just won't look with you anywhere. I feel like I'm not away. I wish you could take me away, but not that we have a day. Give me love, give me all, give me all you can. I feel like I'm not away. I wish you could take me away. Il suo soprannome. No, il soprannome no, però vabbè, un po' vecchietto, così. Ignorante, scemolino. Sì, rompi coglioni, sempre anche perché a lui piace rompere un po' i coglioni. Io lo chiamo Gianduiotto. Per noi è il vecchio. È il vecchio. Anziano, eh. Il suo soprannome? Ma non si può dire, dai. Senza essere razzisti, dai. Senza essere razzisti è un casino. Come si fa? No, io libero chiamo, non c'ho... Perché qualcuno ha detto diversamente. Io, Fabbè. Sì. Fabbè. Qualcuno è stato un po' razzista. Sì. Nero? Sì. No. Più di me no. Soprannome Nero, Nero di merda. Calimero. Fabio l'emiro del Dubai. Col sigaro, l'emiro. But nothing will happen today. Baby, I just wanna be safe. La parolaccia che gli dici di più spesso in campo. Vaffanculo. Anzi, scusa, va fuori il campo. Vaffanculo. Sempre mortacci tu. Magnaccio. Sì, lasciami stare, mollami, queste cose qua. Vi massacra così tanto, cioè, no, con me, a me non tanto, perché insomma, anche a Mattia penso poco, perché trova risposta. No, la posso dire. No, io di solito i morti, alcune città muerte, così il dialetto. Io in portoghese, puta che pariu, va se fode, porra. Caraglio, fodas, caraglio. Guardami qua. Ora che so che questa faccina da cazzo che ti faccio quando mi giro, ti faccio sì, sì, ti dà fastidio, mo te la faccio tutte le domeniche, te lo dico. Che sta che gli dà fastidio? Madonna, lo. Più forte tra te e lui. È dura, però lui ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli. Io sono giovane, classica risposta. Finto umile, dai. Sì, finto umile. Lui. Forte. Chi è lui? Fede? Più forte lui. Più forte lui è lui. Più forte? Sì. Lui. Tecnicamente? Tecnicamente sicuramente lui. Fisicamente? Sì, io tutta la vita. Era forte, adesso un po' di meno, no? Io, figo, ma che ne stiamo a parlare? Fisicamente? Io ho deciso 10-0 proprio. Io. No, vabbè, lui c'è il compleanno suo. Tecnicamente va a giocare. No, tecnicamente lui è forte. Fisicamente? E io. Ah. Non si può fare comparazione, sennò io più forte. Quando non gli passi il pallone. Cos'è che ti dice lui? Ti insulta, non lo so, non credo che ti fa un complimento, eh. Ah, oh, non mai visto? Gira la palla, torna dietro. Che fa? Non vedi? Non c'è nessuno davanti, torna dietro. Encefalitico, torna dietro, non si capisce, non vedi, non c'è sta. Che cross, non c'è nessuno in aria, torna dietro. Fammi la diagonale. A me no, si gira e fa così. Con ste braccia, gliele taglierei, ti giuro, mi sembra un polpo. Gliele taglierei. Io nulla, lui invece mi massacra. Pastore, dammi la palla qua, dammi la là, dove la... I tagli, sempre fagli,
faccio mai i tagli, faccio mai i movimenti, lui sbaglia e sbaglio io, no, 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 incredibile, guarda. Portasci tu a passare il pallone. Oh, il cefalicico, oh, portasci tu a... La fa, oh, dammela di prima sta palla, fa. Ma quando non gliela passo io è insopportabile, perché tutte le palle sono passate... Mamma la prima, no? Sta cazzo di palla. Oh, ma io capisco, quando non me la dai a palla, ho capito che hai cercato, ha provato, però... E ne puoi dire niente, perché tanto te risponde e basta. Non se ne puoi dire niente, guarda, perché te dice di quelle parolacce brutte. Asghi, passami il pallone. A me non lo passa, quindi cioè, se non me lo passa non me frega niente, però quando prova a tirare in porta che non fa gol mai, lo prendo per il culo, sempre. Vabbè, qualche cosa gliela dici, però. Ma si fode, puta che pari. Puota, puota. Corta è ibida, Fabio, quando si incazza. Oh, ma riportarci da mamma vuoi, da. Arrivo dalla puttana. No, Giulio, dai. Oh, dammi sta palla, oh, dai, svegliate. Non c'è falitico. Ma vaffanculo, vai. Bello, bello. Cefalitico, cefalitico, ma non vedi che a regalano la Serie A, a regalano la Serie A, a regalano. No, sempre ti fa con le mani, sì, con le mani così, o con le mani così, o sei prima. Sì, sì, sì. Oh, ma che gli devo dire? Ma posso stare dietro a fare il padre a lui? Ma non lo vedi? Si regge in piedi, hanno beccato al canto a fare le lampade, i bagni turchi, le cose. Che gli devo dire? Dai. E quando fai gol che ti dice? E quando fa gol è tutto festa, per lui è tutto bello. Sì, sì. Bravo. Tasci tu, wow, ma rotta il cazzo, encefalitico. 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 Encefalitico sei, encefalitico sei, oh. Mamma mia, oh. Ammetto tutti questi, sì, di tutti i giorni. Sparecchia, dai, per cortesia, sparecchia, poi lavami i piatti, io sto qua, mi guardo l'Inter, cazzo me frega. No, ragazzo tranquillissimo, un poco alto ma tranquillo. No, un personaggio tranquillo, dai, un personaggio curioso, dai. Curioso? È un personaggio curioso. Il termine giusto è curioso. Sì, curioso. No, secondo me lui si sfoga in campo. Ah, dal meglio di sé in campo. Dal meglio di sé in campo. In questo momento Cosmi, come si ti spezzo le tibie. Afa, ma che cazzo stai a fare, Fabio? Domenica ci stiamo a giocare a Champions e tu che mi fai la festina qui al mare tutto in bianco? Va, smetti, io ancora giochi, che cazzo giochi a fare? Dai spazio ai giovani, dai. Dai. Fai allenatore, sì. Fai io. Aliverani, le spezzo le tibie. Liberani, Liberani, come ti ho inventato ti distruggo. Attacca la spina, Fabio. Attacca la spina. Liberani, vedi di raggiungere sta Champions che t'ho creato io. Ti spezzo una gamba. Se l'ha fatto Fabio quest'anno? Ma sinceramente, siccome ne fa poche, quelle poche che ha fatto si ricordano bene. Gli errori di Cagliari e Catania sono imperdonabili, Fabio. A Bari. No, beh, qui mi fai sul personale, non mi sta bene. Dai, la gomitata a Chievo, Fabio, scusa, tanto avevamo perso uguale. Però la gomitata potevi risparmiarla. Domenica questa, c'è una punizione proprio sulla linea, al limite dell'area. Siccome volevo fare un altro gol io, allora sicuramente avrei ammazzato. Beh, forse l'espulsione a Bari.
situazione a Cagliari. E tu? Li volevo staccare, sinceramente, perché sono io quello che devo rincorrere, capito? No, questa punizione sì, perché ormai quella... non c'hai più la forza. Mi giro, ancora ci provi, però... No, a Cagliari no, sono cose che succedono, ci mancherebbe altro. Però domenica sulla sì, punizione io porro si cade. Non ce l'hai, poi lui pensa che è ragazzino, va bene. Sta a parlare. Basta. Sta a parlare. Appoggiati, basta. Bravo, lascia piccolino. Qualche anno altro poi arriviamo pure noi. Siamo lì. Qualche anno, il prossimo anno. No, neanche guardarlo in quel momento, perché già solo con guardarlo lui sapeva bene quello che le volevamo dire, quindi diciamo che neanche se lo poteva guardare. Io ho guardato sempre così non le dico niente. Ma anche io lo stesso di lui. No, Cagliari no. Perché poi uno sbaglia una, ma ne fa bene 10, quindi alla fine. E poi quando hai segnato cosa gli hai detto tu? Niente. Abbiamo coperto la cagata che ha fatto. No, Cagliari, ma non è grandissima come... Forse Bari peggio, perché comunque Cagliari era stata una giocata e comunque nella situazione del calcio di punizione almeno due compagni devono rimanere dietro. Li volevo staccare adesso, sinceramente, perché sono io quello che devo rincorrere, capito? Però forse quella di Bari è peggio, perché comunque ho lasciato la possibilità di recuperare Cocci. Augurami Fabio. Ciao Fabio. Auguri Quattro. Tanti auguri Fa, auguri. Sei un grande. Auguri. Ciao. Asghi, tantissimi auguri e buon compleanno. Tanti auguri Fabio e 100 anni di questi bei giorni. Un abbraccio a te e tutta la tua famiglia. E nucleo familiare, ciao. Sei un grande Live. Tanti auguri di buon compleanno. 34, ma fisicamente ne senti 20. Vabbè, poi dai. 25, mio amico qui che è il mio angelo custode, dice 25, va bene 25. We'll be right back.
ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Sei scarso, fai schifo. No. Sai giocare. Taglia perché ci può stare. No, non potevi cedere. Ma pensavo fosse ironico io. No, ma i complimenti di chi ha fatto? Fallo. Carlo. No, vabbè, poi ci stanno nuove domande. Vediamo un po' fatto, vai, capito? Questo è il complimento che ti ha fatto a te. Vai, allora. Che è verissimo. Ciao ragazzi, presentatevi. Nazionale, stai scherzando? Boh, vabbè, che è mio amico, però. Nazionale attore. No, no, che? Okay. Un fangò, manco si ammazzi. La butta dentro, manco che mani. A Roma si dice che è l'unico centrocampista che fa gol. C'è sta Chiellini che gioca alla Juventus. Fa 10 gol all'anno, tutti gli anni, e lui fa centrocampista, un fangò. La butta dentro, manco che mani. Lo sapete l'ultimo che ha fatto, Anne? 2 anni fa a Firenze con Messina. Io invece devo dire, secondo me è veramente è uno dei più bravi centrocampisti, con la sigaretta in campo, gioca. Vedi come gioca Fabio? Con lo sgabello, seduto, tranquillo. E che ammazzo, numero uno. Aspetta, come faccio? Fabio gioca così. Ecco, così potrebbero giocare tutti quanti i giocatori fino a 40-45. Per Blasi, beh, scherziamo molto, che lui non giocando molto lo prendiamo in giro quando magari durante la settimana capita che il mister lo mette in campo tra i titolari e poi magari la domenica poi recupera qualcuno da infortunio, allora diciamo che l'allenatore gli ha fatto uno scherzetto. Che comunque della squadra sono venuti tutti. Tranne uno. Tranne uno. E che, perché me lo so scordato. No, Sirico sta male, me sono scordato Buda. Mi sono scordato. No, Sirico ci aveva mannato la febbre, mi sono scordato Budan di invitarlo. Porco. Brighetto, stiamo sempre insieme, quindi è un grande. Come portiere deve migliorare un pochetto, però per il resto. No, è un grande. No, mi sono scordato Budan. I'm still in love with you, in love with you.